In tempo di tagli, soprattutto nei settori spesso ritenuti a torto di minore importanza come la cultura, l'amministrazione comunale di Chieti ha scelto di salvare il Maggio Teatino, seppure con una spesa ridotta del 50%, investendo 73.000 euro. Così il sindaco Umberto Di Primio ha presentato il cartellone dell'evento che costituisce una vera e propria tradizione culturale per la città e che coinvolge 50 associazioni. 100 gli appuntamenti nel programma che si concluderà il 2 giugno con il Corpus Domini in concomitanza con la Festa della Repubblica. 4 i filoni in cui si snoda il cartellone: tradizioni, giovani e scuole, eventi sociali ed eventi religiosi. 1 maggio, concerto allo Scalo con artisti locali. L'11 maggio invece il concerto in Piazza San Giustino con Arisa, che prima dell'esibizione visiterà l'Anfas. Tornano poi il premio Eleganza Città di Chieti e la Festa dei Popoli, il premio Prisco e la tappa del Giro d'Italia. Il sindaco Di Primio. Dal 1 di maggio al 2 di giugno, il 1 maggio inizieremo con un concerto per il lavoro, perché il lavoro è vita, e continueremo fino al 2 giugno con la manifestazione dedicata non soltanto alla Festa della Repubblica, ma soprattutto per noi in città alla Infiorata. Quindi un ricchissimo calendario che sono convinto, spero, porterà tante persone in città, animerà il nostro centro e la parte bassa della città per più di un mese, e soprattutto dà la possibilità a noi tutti di rivivere grandi momenti di cultura e di tradizione. Sono molte le mostre che verranno allestite durante questo periodo, così come il momento dedicato alle festività del Santo Patrono con gli spettacoli nei giorni del 10 e dell'11 di maggio.